Io oggi vado a Milano. Adesso, vado a prendere il treno adesso. Ci vediamo là. Buonasera, siamo arrivati nella stanza. Nella stanza non è un albergo questa casa. È un residence. Qui sono già comodo. Cosa stai facendo? Non sei incomodo, non è possibile. Stiamo aspettando gli arrivi con, la Robby arriva stasera. Abbiamo due stanze. Chiesa lo vediamo direttamente. Chiesa lo vediamo direttamente domani in fiera. Adesso vi faccio il tour. Dai. Questo è il salotto. Prendetevi il letto a... Aspetta, si a principe, il letto a principe. Aspetta. Qui c'è la cucina. Ma che fastidio, scusami. Ma come faccio, amici? Cosa è successo? Devo chiudere per forza la porta per aprire il frigo. Ma scusami, voglio mangiare. Poi, di qua, c'è il corridoio. Qui c'è la stanza principale. Dove copuleremo io e Quarns. Sì. Poi... Qui c'è UCS. Non ho visto film. Ma porca puttana. Anche qua sbatti contro la c'è, c'è la doccia. Beh, va bene. Meglio così. Qua dentro ci sono Robby e... No, sì, qui c'è Robby e Esprit, ci mettiamo. Buonasera. Qua c'è l'altro CS. Cosa vuole? Ma perché sei sempre... Se la pubblicità con la porta sono a letto. Un manioco sessuale sei tu. Vabbè, vado lì. Va. Ma c'è una macchina. La doccia. Ah. Del secondo bagno. Così è più bella. Sì. Benvenuti in questo nuovo gameplay di GTA 2. Io sono il personaggio quello nel mezzo lì con la signora. Come vedete, adesso mi cade la telecamera e mi cago addosso. Non sto facendo niente, comunque è questo. No. GTA 2 RP. Sono un civile normale, comunque non succede niente di che. Non c'è più niente, no. La strada vuota. Bello, siamo in alto però, adesso vado dentro che metti che inciampo, è un casino. Ciao amici, sono in videochiamata con il gatto sul tubo. Ciao, sono in tubo. E il gatto dove l'hai messo? È sotto il tuo culo. È vero, infatti sono steso nel letto, lui non lo sa però. Sembro... Cosa sembra? Sembri uno sdraiato. Ma allora è bravissimo. Ecco, lui è Corn, il nostro moderatore su Twitch TV. Fai ciao Corn. Perché? Ah, guarda tu, non era che imbarazzo, che è inquietantissimo. Marco sta cagando. No, si sta liberando dell'urina però. Ancora occupato? Eh sì. Riproviamo. Sì, questa volta è occupato. Adesso è buio. Sono finalmente a cena, abbiamo una fame mostruosa, sono le 11:30 e non abbiamo ancora ordinato. Io ho fame. Tu cosa dici? Ma ci hanno fornato fuso anche le altre. Però davvero? Giuro! Ma ci ho messo una arachide nella birra di corno, stai zitto. Non c'è più perché qua. Ah, l'hai mangiato? Wow, era buono. Sapeva di là. Amici, siamo tornati dalla mangiata. Credo che l'unica cosa che ho ripreso sia l'antipasto. E adesso siamo ubriachi di cibo. C'è qui Corn. E questo era il verso di un Corn. Poi c'è Esprit che sta cagando. E il bagno da quando siamo arrivati, fate conto che eravamo a cena verso le 11, abbiamo finito all'1:30, adesso sono alle 3 e sta cagando almeno dalle 2:30. Ho fatto i conti, ho fatto. Cioè, ho tenuto. Se non sai contare tu. C'ho il diario di bordo, dopo ve lo faccio leggere. Dovremmo fare una live su Instagram io e Marco adesso. Ma io sono veramente stanco. Ma... Porca miseria. Buongiorno, io sono Marco dei Termosifoni. Io oggi vloggerò. Buongiorno, ci siamo svegliati tutti, sono le 5 di mattina. Ciao! Cosa?
Non capisco. Anche per dormire. Avete sentito anche voi? Avrà solo i suoi problemi. Andiamo a scoprirlo subito. Qual è la prima cosa che hai detto? Morelli. No. Siamo tre mattina o le 5. E stai zitto! Porca miseria. Eccomi. Buonasera. Perché fai i calcoli? Scusa. Così sono sicuro che sono sveglio quando mi è effettivamente alzo dal letto. Allora, 24. No, aspetta, c'era già un numero qui. A posto, poi questo qui effettivamente fa 17. E ho fatto. Adesso torno sveglia. A dormire. Molto bene. Esper sta ancora dormendo, nonostante tutto, e lui quello che ha detto voglio andare via all'apertura! E invece dorme ancora. Purtroppo sì. Perché ci sta ascoltando? Ma non so come fa a sentirci. Ma guarda te, questo maledetto è trollato. No, prego. Cosa? No, vuoi dire qualcosa? Prego. No, no, figurati, tu lo sa. No, io sono di qua. È vero, scusa, io abito qui e non sai che quelli tutti a destra non parlare. Non si può. Quindi tu sei a posto, mi dicevi. A chi? Scusa, eri a posto, che risposta è? A chi? Opposto a lui che era da quell'altra parte. Non eri opposto, eri a posto. Scusami, come cazzo l'hai capito? Tu eri opposto, sì, eri opposto. E gli ruoli della palla era sensato, giusto, ma certo. Andiamo. Basta, sono stanco. Guarda, stai cacando. Amici, stiamo per andare in fiera. Siamo nel lungo tragitto per entrare in fiera, molto lungo. Siamo riusciti ad entrare dentro la Games Week. Adesso andiamo a farci fare il braccialetto di Twitch. Avete visto il nuovo logo di Twitch? Questo è questo qui è tutto Twitch. Tutto è finito qua, purtroppo. Adesso andiamo a incontrare un po' di gente. Ci siamo un po' liberati dalla gente, abbiamo fatto un po' di baldoria, di foto, tutto. Adesso andiamo a fare un giretto. Che non ho visto ancora un cacchio. Andiamo. Siamo entrati nel baracchino di Cyberpunk. E adesso qui prendiamo. Ciao, siamo Marco. Cyberpunk. Io sono punk, tu? Molto! Bene, a posto così. Qua c'è Keanu Reeves, quello vero. E lui è Keanu Reeves. Io sono grande fan. Tra l'altro lui è quello un po' più lento perché va piano quando cammina. È vero, me l'hanno detto anche a me, porca miseria. Scusate, sentite un po' secondo. Sì, ciao! Possiamo fare una foto? No! Vado a fare un giro da solo adesso, un giro per la fiera in tranquillità, ma che casino che fanno qua, guarda, vado da qualche altra parte. Volevo comprare qualcosa io, sono andato in giro per questo, ma non ho trovato una fava di niente da comprare. Delle cazzate, c'è lo stand di Pornhub addirittura, con la maglietta Fake Taxi. Che imbarazzo, la gente l'ha comprata e si è messa per davvero. Ma non so, vado dentro in qualche stand e mi ci infilo. Allora, sono stato a provare Doom Eternal, è figo,
Cult, non, ripeto, non sono un grandissimo fan, più per estetica che per altro, però bello frenetico, mi sono divertito un botto in realtà, nel non so quanto provato, mezz'oretta giusta praticamente, ho fatto un botto di roba tra l'altro, non ho ripreso niente dentro perché non so se potevo riprendere, ma comunque era veramente tanto buio, lo fico. Alla fine sono risalito in metro, ero stanco, voglio andare a mangiare, ho fame. Quindi andiamo a mangiare. Mangeremo quante pizze? Una. Mezzo? E basta. Birre? No. Ma volentieri. Acqua. E basta. Ma. Magari registriamo più in camera. Vabbè, posso anche ammetterlo. Non ho registrato un cacchio anch'io. Ecco. Io oggi vloggerò. E come promesso stiamo mangiando. È vero. Sono le 7:30 di mattina. È vero. Oh. E io ho preso una pizza marinara. È vero. Per tenermi in linea. E voi? Roberto, come trucco di Marcello. Siamo usciti, abbiamo mangiato, tutto tranquillo, abbiamo bevuto un limoncino, abbiamo digestito il caffè, abbiamo pagato, tutto a posto, adesso siamo qui fuori un po'. La persona non la conoscevamo, eppure era qui in mezzo a noi, era. Non sappiamo cosa è successo. No, ma io capito. Giocava nascondino. Ma aveva 56 anni. Ma giuro, sembrava volesse spacciarsi della droga, te lo giuro. Noi siamo tutti qui, siamo in 21, scusami. E c'era questa persona in mezzo a noi come fosse un nostro amico, un nostro conoscente, molto conoscente. Vuoi la diapositiva? Allora, tu fammi la diapositiva, no? Amico conoscente. Era un nostro conoscente. E lui era lì così. Fate conto che quella persona lì, no? Guarda come valuta la mercanzia. E poi a un certo punto succede una cosa. È stato bravo. Giuro. Non lo so. E quindi boh. No, finalmente. Ci stiamo digerendo. Alla casa. La smetti? È un'ora. Guarda, sono le 4:30 di mattina. Sono le 4:30 di mattina. E abbiamo appena finito di mangiare. Beh, l'ultima pizza è arrivata verso le 3, c'è da dire che non mi è piaciuta molto questa cosa. Però ci siamo divertiti, cioè 3 ore comunque a discutere di politica e del riscaldamento globale e delle vero. Spese. Io però sono dalla parte di Greta Thunberg. Andare a letto. Domani che si fa? Ma che cazzo, non posso pensare adesso, smettila. Che adesso? Le 4 del mattino? Ma ho sonno! Allora, sapete che vi dico? Quando? Scusa, volevo fare un'entrata scenografica. Vai a dormire. E come faccio? Vai a dormire. Con cosa mi apriamo? Con il coltello. Prendi un coltello. Questo è quello che ci hanno dato oggi per la che abbiamo provato Doom. Ci sono giusto oie delle forbici per aprire. Allora procediamo con questo un po' così. Fai attenzione che buchi il coltello. Pinzio, cioè. Dalla Bethesda. Ringraziamo la Bethesda perché ci ha fornito questo incredibile box. Tutto sonno. Scusa. Non ho visto assolutamente cosa andremo a camminare, però sento del morbido. Questa credo sia una maglietta, se la vuoi aprire, ma devi scegliere. No, c'è la c'è il blister, la fessura, come si chiama. La fessura? Sì. No. Doom 25. Perché 25? Ci sono, faccio notare, i teschi. Scusami. Sono i teschi del... E in mezzo c'è il Mr. Doom. Mr. Doom. Che si chiama? Red Richards, una cosa succulenta. Un piatto di pasta, possiamo dire. Ah, azza, guarda qui. Mazza! Che? Ma è un mouse. Il tappetino del mouse. Ma l'avevo appena comprato, io lo vuoi tu. Ti sei aspettato a questo punto, mazza, però è bello, è guarda. È veramente carino. È così, A parte che pesano veramente. Ma perché sono quelli grandi. Ci metti tutto sopra, anche la tua famiglia. Un portafoglio! A me serve il portafoglio! Ma tu, Marco, che culo! Ma bello, me lo apri? Sì! Allora, grazie! Hai il portamoneta! Al portamoneta! Anche la zippina del... Ma il portafoglio dei miei sogni! Per davvero, io portafoglio senza portamoneta non lo voglio mai! Certo, certo!
Tra l'altro, una cosa, amici, una cosa per far capire o no se è buono o no un portafoglio è l'odore. Ma lo fai sentire? Sa di benzina, sì. Quindi è buono. È buono? È fatto col petrolio, giustamente. Molto buono, questo era ottimo. Ottimo. Ringraziamo ancora Bethesda per averci fornito questo box e purtroppo Morelli però ha speso dei soldi utilmente. Ma tu gli ho spesi dei soldi, mi ha regalato. E però con l'altro l'hai preso a casa tua ormai, quindi... Ah, usare questo no, effettivamente io l'ho comprato, ma questo era gratis, quindi... Tra l'altro amici, domani ci sarà un twist, perché siccome, come dicevo prima, mi sono scordato di vlogare insieme, mi sento in colpa, domani partirà la giornata da me, in questo momento. Ciao Moro, anche oggi è un'eccitante giornata, vero? Buongiorno! Come dicevamo poc'anzi... Buongiorno! Buongiorno! Sì. I piani di oggi, Moro, prego. Adesso vado in bagno, perché non ci sono andato. Poi dopo devo fare... La doccia, che non l'hai fatta. Esatto. Sì. Poi dopo devo fare... La valigia. Sì. Poi dopo devo fare... Devo andare a fare colazione. Potevo dirlo io, effettivamente. Poi dopo come sfondare fare... questa lista? Andare via, perché è una certa. Cioè, sono tardi, prima devo prima fare... fare... Mettere a posto adesso il letto. Non mi ricordo. Se ne frega di mettere a posto il letto, scusa. Ci sarà qualche... Il tuo? Ci sarà qualche ma film domestico. Ma il mio caso, qui chi è? Vabbè, ma prima. Ma chi se ne frega, guarda. Esperit, stupiscici con le tue stupidaggini. Buongiorno Marco! Ma perché sei dovuto uscire per rifarla? Scusami, eri già sulla porta. Era più bello. Perché era più bello? Chi l'ha detto? Ma più bello? Ma mi sono il vomito del piede. No, vengo. Ciao amici, siamo arrivati in un posto fantastico per fare colazione. Adesso... Mi interrompi mentre sto discutendo con i miei fan preferiti. Sì, perché non mi fai idea. Comunque, adesso andiamo a fare colazione. Questa non era una novità, comunque. No, assolutamente. E poi vi facciamo vedere anche cosa prendiamo. Cosa? Alla colazione. Sì, ma cosa prendiamo? Adesso lo vedono. Sicuramente scordo di me. Allora, facciamo che vi faccio vedere quello che mangeremo, non quello che mangiamo adesso a colazione. Per vedere foto? Stiamo prendendo una piccola pausa prima di andare a mangiare, ma tanto probabilmente non mi sentirete, quindi cosa sto parlando a fare? Cosa sto parlando a fare, Davide? Grazie. Ma siccome la Games Week non è finita per davvero, adesso abbiamo qui Pippa e Korn che stanno formula unando, come vedete. Questo è Moro su un attrezzo simulativo per quattro ruote, ma senza ruote. Va che curva! È completamente, completamente padrone della situazione. Ho guidato la Formula 1, non ci volevo veramente una fatta, io zero, Però hai fatto due derapate io. Bravissimo. Poi i primi due giri hai preso i cordoli che... Sono veramente... Charles Leclerc! Dopo ho iniziato a fare il corone. Anche se si chiamava Hamilton. Anche se si chiamava Hamilton. Mi chiamavo Hamilton comunque nel gioco. Bello comunque, bello. Casa ce l'ho, potevo farlo a casa io... Infatti non ho capito perché sei venuto qua. Ah, non lo so, a casa. Ma vado a casa, buonasera, ciao.